Si fa un gran parlare di Banksy. Sì. E delle sue peripezie, che sono delle sue le sorelle di sua madre. Sì. Che sono fanno sempre in tondo. Fanno il periplo. E loro sono le peripezie. Risate a denti molto stretti. Vabbè, ha fatto un'altra magata in quella di Manhattan. Ha praticamente ha preso un quadro senza alcun valore da un negozio che vende cose per beneficenza. Magari era un quadro bellissimo, però, scusa. E c'ho quella davanti, adesso metto il senza link. Senza alcun valore. Poi va a casa, dove starà? No, non può stare a casa. Secondo me starà dentro sotto un gazebo dipinto su un muro di Brooklyn. Probabile, sì. In uno scantinato. Ma dipinto? Sì. Cioè, dove tipo c'è la cucina dipinta e il letto dipinto? Uno scantinato un po' hipsta. Un pelino. Poi è un pelo, Allora credo che sia un loft. Può darsi. Che non è una di quelle silenziose fatte a me. Non essere scatologico. Da fate dagli storni, ok. Vabbè, basta. Banksy prende un quadro senza che non valera una lira da un negozio di beneficenza. Lo porto a casa, ci aggiunge un gerarca nazista. Seduto su una panchina. Di spalle, agent provocateur, direbbe la Pomazza Fontana. O anche Kylie Minogue. E glielo riporta. Cioè praticamente ci ha aggiunto una roba e poi gliel'ha riportato. E il quadro è passato da un valore zero a 211.000 dollari. Cioè qualcuno l'ha comprato a 211.000? No, è all'asta ancora attualmente. Ah. È partito da 7.6, siamo già arrivati a 211. I soldi andranno a senza tetto e malati di HIV. Bello, bravo, artista impegnato. Oggi è la giornata degli artisti impegnati come me e te. No!